Ragazzi, bentornati al canale di Fefe Gamer. Siamo qui con la seconda puntata di Springfield, ragazzi. Sono contento perché comunque questa serie piace più e ho aggiunto il Krusty Burger con appunto il nostro clown. Per il resto, raga, non ho toccato niente, come vedete. Vabbè, le sfide sono quelle che avevo fatto ieri e poi piano piano comunque l'abbiamo giustamente. Adesso siamo a posto perché comunque sono state completate. Allora, il Krusty provvisoriamente, ragazzi, l'ho messo dietro casa di Homer. Appunto perché, come vedete, ancora dobbiamo sbloccare tutto qua, quindi non abbiamo ancora spazio. Ho sistemato un po' la stradina per andare al market. Poi vabbè, qua ci vorrò mettere un po' di alberi, un po' di bello. Comunque lo voglio fare bello e ho aggiunto due casettine. Allora, niente ragazzi, possiamo andare avanti tranquillamente. Andiamo con il nostro Homer Simpson che ha finito di fare il pisolino e fa il suo TO! E vediamo cosa ci chiede. Ok, oh, Krusty Burger. Il ristorante dove servono i Krusty Burger. Vai a mangiare, vai, fai mangiare Homer al Krusty. Perfetto così, quindi Homer deve andare a mangiare. Mezz'orettina, va benino così. Facciamo fare tutte le sfide a tutti, piazza i fiumi, devo mettere tre fiumi. Io i fiumi, ragazzi, ho una mezza idea di metterli... il fiume è un po' tosto perché comunque ancora la strada è piccolina, ancora dobbiamo prendere e dobbiamo allargarla. Io il fiume provvisoriamente lo metterei qua. Poi in caso lo risistemiamo, poi beh, aggiustiamo tutto. Adesso ora come ora però non abbiamo... giustamente posso perché no, ci siamo a pochissimi soldi e questa, ragazzi, è la versione originale, non è quella fake. Allora, Diaclexo di distillare il liquore, perfetto. Lisa va benissimo così. Vediamo cosa ci chiede il nostro protagonista del market. Ora che i bimbi sono esausti posso lavorare 3 turni consecutivi. Quanto vorrei essere morto? Aia, 8 ore sono un po' pesantine. Poi facciamo fare a Krusty, vediamo cosa ci chiede. Magari qualche sfida di Krusty. Vediamo, ma ne abbiamo di sfide da fare. Dobbiamo fare questa, che non so che sfida sia. Posiziona il monumento dito nel cielo. Perfetto, allora il monumento io provvisoriamente, ragazzi, devo fare due, mettere tutto vicino perché ora come ora non abbiamo posto, quindi lo voglio mettere qua. Poi a mano sistemiamo tutto, aggiustiamo tutto. Per ora però Springfield è piccolina. È il momento, credo che dovessimo fare una statua d'oro massiccio. Volevo farla d'oro ma con quel che è rimasto nelle casse della città dopo ho preso qualcosina in prestito. Siamo riusciti a farne di un polistirolo, ma dipinta come se fosse bronzo di pietra. Quindi il dito nel cielo costruisce un'intera città ed è così che lo ringraziamo? Possiamo fare di meglio o no? Fare di meglio. E cosa vorresti organizzare? Una parata? Non possiamo più fare dopo tutta quella gente è rimasta travolta dalla calca. Che ne dici nel taglio di un nastro? Anche quello finisce sempre in tragedia. Siamo un po' nervosetti da queste parti. Deve pure esserci qualcosa che possiamo fare per dimostrare la nostra venerazione al dito nel cielo. Che so? Che so? Una poesia umoristica o qualcosa del genere. Vorrei dire una preghiera. Nessuna poesia ha mai scatenato il panico. Vale la pena provare. Fai che Homer compone una poesia umoristica del dito nel cielo. Perfetto. Vai Homer, pensaci tu. Sei il nostro salvatore. Lassù tra il cielo e la sua dimora. Di schiacciarci come brufoli tra i polpastrelli ci onora. La nostra città vive ogni giorno splendenti, da quando dito nel cielo ci guida con nocche prepotenti. Qualcosa, qualcosa rima, divertente, fine. Bellissima, sei stato un mito, Homer. Veramente hai fatto una cosa bellissima. Io farei fare questa cosa qua e ad. Vediamo, Lisa, fa espansione terreno. Però abbiamo pochi soldi, però vabbè, qualcosina possiamo giustamente allargare. Allora, io dove andrei ad allargare qua? Almeno comunque riusciamo perché abbiamo pochi soldi.
Perfetto, così fai fare la lista del babysitter, prendiamo due ciambelle, almeno le facciamo fare, andiamo un po' avanti, ok, soldi ci sono, soldi di qua, pianta un albero e pianta un cespuglio. Allora, l'alberello io lo voglio mettere giustamente dove avevo messo già l'altro, voglio fare una specie di... Perfetto, e un cespuglio. Il cespuglio lo voglio mettere qua. Qua così. Ok, almeno andiamo avanti con le sfide e comunque sblocchiamo un po' di soldi, sblocchiamo un po' di tutto perché come vedete ragazzi siamo messi in malino anche a soldi. E per il resto abbiamo questo problema, però cosa può fare lì? Da suonare il sassofono. Perfetto. Ned si sta allenando. Sembra tutto tranquillo, tranquillo, a dire la verità. Qua ci continuano ad arrivare i soldi da Homer. Gli altri non so dove siano, non li trovo. Non trovo gli altri. Krusty fa avanti e indietro, avanti e indietro. Facciamoli fare, promuovi nuovo prodotto, almeno ci porta soldini. Homer è sparito, non so dove sia Homer, non mi ricordo dov'è Homer. E questa è una cosa grave. Allora, abbiamo perso un po' di personaggi. Il Gratta e Vinci non ci serve. Lui sta facendo il roba sua, lui sta facendo le sue cose. Ok, boh, posso fare così, possiamo accelerare appunto, almeno andiamo un po' avanti. Perfetto così, vediamo Lisa cosa ci fa. Strano, non abbiamo ancora visto nessuno segno di Bart. Probabilmente è colpa di quel ragazzino con i capelli blu, Milton. Milhouse, bella idea, dobbiamo costruire subito la sua casa. Giusto, Milhouse. Perché ogni volta che qualcuno pronuncia quel nome sento odore di disperazione e medicina per l'asma? Quindi andiamo a fare subito la casa di Milhouse. Milhouse in teoria non era vicinissimo a loro, come mi ricordo io. Quindi io Milhouse lo piazzerei appena appena lontanino e lo metto. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua, ragazzi. Dai, facciamo una doppia casetta così. Tanto più di così non si può fare. Ok, niente, sblocchiamo Milhouse e poi ci salutiamo, ragazzi. Ok, ragazzi, è tornato anche Milhouse, l'amore di Lisa. Milhouse, hai visto Bart? Che ne dici se parliamo davanti a un bambino o un caffè? Abbiamo 8 anni, non la beviamo quella roba. Oh, giusto, che ne dici di uno slurp? Allora, perfetto. Quindi mandiamo Lisa. Compra al Jet Market. E Milhouse compra al Jet Market. Poi, Homer ha notato che hanno iniziato a costruire la chiesa. Dato che non abbiamo una, potresti portare Homer Catechismo. Ce lo discuti sul serio, magari un'altra volta. È la cosa più divertente che abbiamo mai sentito. Ok, niente ragazzi, ci salutiamo qui. Ci salutiamo qui ragazzi, ci vediamo dopodomani per la terza puntata di Springfield. Vi ricordo inoltre che la serie Springfield esce una volta ogni 2 giorni, visto che comunque sono puntate corte. E niente ragazzi, un saluto a vostro FFGamer87, bella!